Un rito antichissimo a Molfetta si fa risalire alla fondazione della Confraternita dell'Immacolata Concezione, una delle più antiche della città, vecchia oltre 400 anni. È la processione dell'8 dicembre che onora la figura della Madonna, Vergine Madre di Gesù, immune dal peccato, come vuole il dogma proclamato da Papa Pio IX. Un lungo corteo che si snoda tra le vie della città passa per il centro, esattamente come avviene per i riti della Settimana Santa. La portano a spalle i confratelli, anche quando il percorso è in salita, devozione, fede e mistero. La Madonna richiama tutti i figli ad accorrere verso di lei. È una processione tradizionale che si perde veramente nella notte dei tempi. E pertanto attraverso questa processione riviviamo le nostre tradizioni, la nostra cultura, che è profondamente cristiana, ma allo stesso tempo aperta al dialogo. È un momento grande di festa per tutta la nostra città di Molfetta, ma sicuramente perché in Maria riscopriamo il segno della bellezza e il segno della comunione più profonda. Il culto dell'Immacolata di Molfetta risale al 1613, quando fu fondata la Confraternita. Da allora i confratelli che si sono susseguiti sono stati tanti, come si può, però il culto dell'Immacolata è un culto immane perché rimane nel cuore.